Le splendide protagoniste della polisportiva Carnini, ma ovviamente dietro di loro, dietro Erika, dietro Sofia e dietro Martina, c'è una grande società e c'è un grande presidente. Ho chiesto a loro dedicato a chi, sono state concordi tutte nel dire al nostro presidente Francescucci. Eccolo qui, il presidente con Laura, l'allenatrice, al suo fianco. Che grande emozione è, Dino? È un'emozione grossa, che probabilmente io e lei, quando abbiamo cominciato, io e Laura, non pensavamo sicuramente, ci pensavo ieri. La prima palestra che abbiamo messo in piedi, i materassi, ce li dava un materassaio di fino, quelli dismessi, che ce li vendeva i nuovi, e noi li facevamo foderare, quindi abbiamo avuto proprio una palestra di materassi dismessi. Oggi abbiamo una realtà, a me personalmente è costata anche la salute, perché qui è un impegno costante. Lei dedica tutta la sua vita alla ginnastica, alla palestra, alle ragazze. Il fatto che lei ne abbia tre, penso che in Italia sia l'unico esempio dove ci sono tre ragazze da nazionale e l'insegnante che la cura da sola. Sì, è un grande risultato questo, è strepitosamente bello. La seconda Olimpiade che andiamo, quest'anno andiamo in tre, perché va la Laura e le due ragazze, per cui poi c'è una Sofia che purtroppo, a parte l'incidente, l'infortunio, ma è pronta per la prossima. Sì, beh, gliel'ho detto che nel 2020 esatto. Ci sono di nuovo le Olimpiadi. Abbiamo ancora sicuramente dei margini di buon lavoro e non si può capire cosa vuol dire, perché due Olimpiadi in 4 anni è una cosa che è inimmaginabile. Era immaginabile, io l'altra volta quando ho visto la Erika in televisione, avevo un grande schermo di, era un'altra casa, beh insomma io avevo lacrime agli occhi perché con la mia ragazza alle Olimpiadi, quest'anno sono due e va anche Laura, per cui ne abbiamo tre, è una soddisfazione enorme che forse un paese come Fino non ha ancora capito questo miracolo che abbiamo fatto. E come ti ho detto l'altra volta, sono contento anche per la Meneghini, perché sono visti anche l'altra volta in radio, sì, c'è anche che Lisa comunque Meneghini, è stata qui 2 anni, è andata via qui da junior con dalla nazionale, quindi non possiamo dimenticarci che questa è una palestra dove l'eccellenza è passata di qui, quindi siamo ben felici di rappresentare Como e speriamo che tutti quei sacrifici valgano a qualcosa, perché come ti ho detto c'è molta indifferenza per la ginnastica, non siamo al calcio, non siamo al basket, però siamo all'eccellenza adesso, oltre che in Italia, cominciamo anche nel mondo, visto che la Sofia, la Martina, chi ha fatto il 4° posto agli europei, chi ha fatto il 4° posto in Coppa del Mondo, per un pelo, per cui siamo messi bene, le ragazze ci sono, si lavora, certo la palestra è piccola, abbiamo sfruttato il massimo di quello che si poteva fare, però se da questa palestra tiriamo fuori questi risultati vuol dire che la passione e il lavoro è veramente enorme. E tu giustamente, Presidente, hai voluto fare una festa, lo ricordiamo ancora, per queste splendide ragazze, sì, prima della loro partenza per il Brasile. Sì, ecco, devo ringraziare Enrico Casella, la zona nazionale, ma anche Laura, perché le distacco dal collegiale ufficiale, vengono a Fino, facciamo questo piccolo saluto e poi loro ripartono per Brescia, perché la mattina dopo hanno ancora allenamento, quindi ho voluto proprio quindi fare venerdì 22, venerdì 22 a Fino Mornasco, in piazza, ci sarà questa festa doverosa, necessaria per le tue ragazze, in attesa che, questo lo aggiungiamo noi, magari anche le amministrazioni comunali si accorgano che ci sono delle giovani ragazze che stanno facendo davvero bene. Sai, io ho sempre detto aiutati che Dio ti aiuta, poi dopo quello che viene, comunque io vi invito già, Marco, proprio il ricordo di una vecchia amicizia sportiva che abbiamo da 30 anni e tu sei sempre in pista, quindi ti invito già, poi ci manderò, ci sentiamo. Ci saremo sicuramente. I complimenti vanno anche a Laura però, perché questa ragazza, Arduino, che non parla molto, no? Però sì, ma non parla qui. Ma fa tanto con i fatti. Laura, però un'emozione ce la devi raccontare, dai, che cosa si prova a vedere queste tue meravigliose ragazze che tu hai aiutato, fatto crescere giorno per giorno, andare a Rio? Non ho ancora realizzato bene questa cosa, io fino al giorno prima della partenza non mi esprimo, continuiamo a lavorare perché ci sono ancora 18 giorni e bisogna cercare di andare in forma il più possibile e poi cercheremo di fare del nostro meglio. Ho detto dove possono arrivare, ma giustamente le tue ragazze hanno detto è difficile poter dire, poi ci confrontiamo. Intanto ci siamo, giusto Laura? Però vorrei dirti chi è Laura. Sì, chi è Laura? Dimmi chi è Laura. Mi ricordo che una delle prime gare che abbiamo fatto
vicino Monza c'era una gara dedicata a una ragazza morta, una ragazza ginnasta, e la coppa era molto bella, a me piaceva molto, era in cristallo, lavorato. Noi abbiamo vinto il primo posto, ci è stata consegnata questa coppa, lei senza chiedere niente a nessuno, perché era giusto così, ha preso la coppa e l'ha portata dalla sua famiglia. Ecco, gliel'ha consegnata a loro, ricordi di sua figlia, quindi questa è. Nel senso che pochi trionfi, pochi fronzoli, fatti. Quanto lavorate, Laura, oggettivamente, in questo periodo? Quanto è stato intenso questo periodo finale che poi ha portato alle convocazioni ufficiali per Rio? Non abbiamo, lavoriamo come sempre, mattino, a volte anche pomeriggio, poi ci sono stati diversi infortuni da dover recuperare, quindi c'è da fare un lavoro a parte di riabilitazione, di ripristino della forma fisica, e abbiamo dedicato il tempo solo ed esclusivamente a questo, sia di fisico che di testa, assolutamente. Chiudiamo con il Presidente, intanto grazie, perché farti parlare credo non è facile, Laura, però complimenti davvero per quello che tu hai fatto e quello che stai facendo. La chiusura è con te, caro Presidente, te la meriti tutto, ti meriti ovviamente tutto questo spazio che noi ti abbiamo voluto concedere anche quando sei venuto a trovarci in diretta nei giorni scorsi, e a questo punto, Presidente, non va in Brasile. Diciamo, no, la mia salute non me lo permette, però vai in Brasile, ma li guarderai con grandissimo affetto, saremo in contatto tutti i giorni come sempre, quindi è come se io fossi lì. Certo che è un'altra emozione, però io sono già finito in ospedale per aver visto una gara a Genova nel 2010, mi sono emozionato e il cuore è saltato, e quindi stai calmo, sto calmo, esatto. Per cui infatti no. L'ultima gara che io ho visto in streaming e l'ho presa proprio male, perché è così, la vivo molto. Beh, è bello vederti commosso, no, veramente, e quasi in lacrime, questo è bello, ma perché quando vedo... credo faccia parte e certifica tutto quello che c'è alla base di questo straordinario. C'è la passione, l'amore, queste ragazze le ho viste crescere, per cui la polisportiva è un po' la mia seconda famiglia, per cui è normale che sia così. Posso dire solo una Come cosa? No, ci mancherebbe, Laura. Grazie di tutto. Io direi che questo bacio chiude nel modo migliore questa nostra video intervista con il presidente della Polisportiva di Fino Mornasco, Arduino Francescuccia, la presidente Carnini, e Laura Rizzoli, che è l'allenatrice delle ragazze, delle due ragazze che vanno alle Olimpiadi, firmate appunto Fino Mornasco. Purtroppo Sofia non ce l'ha fatta, ma ovviamente non si può pretendere i miracoli. Adesso non piangere più, no. È una bellissima. Stavo pensando che portarne quattro diventava. È impossibile, quasi. Diventava un problema. Va bene, grazie e complimenti ancora. Grazie a te, Marco, grazie di tutto.